Allora, Gute Morgue. Mamma mia, ragazzi, c'è di tutto di più, guarda. C'è di tutto di più stamattina. Ieri, ragazzi, poi vi raccontiamo, non abbiamo mangiato, cioè praticamente ci siamo arrangiati con quello che avevamo. Mori, ci sono anche le uova. Sì, ho visto, faccio prima un po' di dolce, madonna mia. E ti stavo dicendo che abbiamo lasciato la roba da mangiare al mercatino, ci siamo arrangiati con quello che avevamo, per cui tu capisci che stamattina Marco va all'attacco. Guarda quanto è bello l'amore. Amore, è troppo bello. Ah, c'è il mini muffin, guarda qui che bello il mini muffin. Amore, ma vabbè. Questo è il primo giro dolce, però questo là. Io, guarda che bellini i mini muffin, sono bellissimi. Ci mettiamo qua, non so perché da giù. Qua, amore, qui che siamo qua. C'è gente che passa di casa, non riescono. Ma sì, dai, vieni qua. Io non so con che cosa ci. Macedonia, yogurt. Cioè io sinceramente qui ci sono le Nutelle. C'è anche il coso del pan di stelle. Però un po' troppo dolce per me. Adesso vediamo. Fetta integrale. Allora, ho preso un muffin red velvet. Questo sfoglietta del prosciutto, formaggio, uova strapazzate, bacon, due fette bruciacchiate di tosta. Marco ha già fatto il primo giro, non gli sono stata dietro e adesso arriverà col secondo. Allora, colazione del campione. Amore, vuoi fare la foto di copertina? E dai. Cheese. Amore, cosa hai preso? Uova. Ho preso dal prosciutto. E formaggio. Si vede che ieri sera non hai mangiato, Pezzo di grana che mi sto mangiando. Ma quanta fame c'hai? Amore. Non è che abbiamo Un appetito. scelte limitate qua. Guarda, andare in Com'era la red pizzeria. velvet? Buono, la stamattina era andare in Adesso la pizzeria. assaggiamo. Stamattina era dura ingranare. Allora dobbiamo andare da McDonald's a fare la colazione. Ciao mamma, stiamo facendo colazione. Cappuccio e dice anche mini muffin e biscottino qua. Ciao, oggi è una bellissima giornata. Meno male. Ciao mamma. Marcolino è andato ed è tornato e ha portato un pezzo di pane con un po' di formaggio, poi del succo Arance e del è succo. arancia perché te preferisci l'arancia anziché l'arancia. Bravo Non è amore. rossa, non so se l'arancia Io rossa c'ho così ancora qua il buona. muffin e il biscottino, adesso vediamo. Non c'è più niente, ma adesso mi riorganizzo. Bravo amore. Guarda, ti invidiamo tutti. Più mangi e più dimagrisce. Io non ho Ho parole. fatto la cena. È vero che non abbiamo L'ho fatto fatta, cena. però. No, vabbè, ragazzi, abbiamo lasciato tutto al mercatino. Ci eravamo portati, sai che bondici. Vabbè, non è che chissà che cosa. Però avevamo almeno quello da mangiare. Invece ci siamo proprio arrangiati, arrangiati, Vabbè, un po' di frutta ce l'avevamo, arrangiati. Un po' di non frutta. Abbiamo mangiato è che due o tre abbiamo proprio mandarini. digiunato, però è stato molto, cena Molto molto light, light. molto molto light, che non ha testa a gambe, non c'è niente da fare. Allora oggi te Oggi, la recupero. cioè, figurati se non c'è recupero di Marco oggi. Va bene, dai. Allora, siamo rientrati in stanza, guarda qua cosa ci scrive. Buongiorno Corti. Sono troppo avanti in questo hotel. Va bene, dai, ci cambiamo e si riparte. Te sei pronto? Io sono nato pronto. Certo. Allora, rieccoci in marcia, si parte, si va, ma oggi è una giornata stupenda. Così dovrebbe essere sempre così. Ieri è stata una tragedia. Dai, ieri c'erano 7 gradi, oggi ce n'è uno, più 20. Ah, fa più freddo Di oggi. morgue, oggi è Vabbè, bello. oggi fa più freddo, però Marco, guarda che bella giornata. Anzi, ieri c'erano 7 gradi alle 6 e mezza del mattino, oggi c'è 1 grado alle 9. No, dai, ieri è stata. Quando c'è brutto tempo, purtroppo è così. I mercatari soffrono. E invece oggi è bellissima. Oggi Oh.
oggi è stupendo. Va bene, dai, ci rivediamo dopo, ci ribecchiamo dopo. Grande frate, com'è che è, amore? Frate, ma. A dopo, bro. Allora, siamo arrivati al momento del pranzo. Oggi, ragazzi, delirio, c'è tantissima gente. Infatti, abbiamo preso una porzione sola di tagliatelle e mangiamo prima io e poi Marcolino. Comunque questa tagliatella è sempre squisita. E niente, buon appetito a me. Mamma, ciao! Guarda che casino, mamma! Qual è quella che non sta comprando? Mizzega! Hai visto, mamma, che casino? Ciao! Ore, che ore sono? Allora, ore di ieri a quest'ora. Allora, siamo in 17, salto temporale esagerato. Allora, qua c'è tantissima gente. Sì, bella, amore. E niente, raga, siamo qua. Allora, ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati alla fine della giornata. Giornata è fornuta. La giornata è fornuta, ma guarda che come si vede bene. Si vede meglio dal cellulare che dal vivo. Siamo a posto. Comunque, ragazzi, scusate per il salto temporalone, ma c'è stata veramente tantissimissimissimissimissima gente. Non siamo quasi riusciti ad andare neanche a fare la siamo stati presi. C'è stata veramente tanta gente, una bellissima giornata. Prossima settimana andiamo a Grazzano ancora. Purtroppo le temperature, allora oggi è stata bellissima giornata ma freddissima. Settimana prossima danno pioggia, neve. Ma non è vero, sono tutte fake news. Però secondo me può ancora cambiare il tempo, perché anche settimana scorsa ho guardato il tempo, sabato dava bello e domenica dava bello, invece poi sabato ieri ha piovuto. Per cui bisogna dargli retta. No, così là, così largo anticipo. Poi noi siamo speranzosi per bene, positivo, per cui. Marco sempre positivo. Eh sì. Anch'io cerco di esserlo. Oddio, ragazzi, che stanchezza. Stasera cosa c'è da vedere? Letto. Ah, ok. Io guardo il soffitto. Forse stasera c'è di nuovo il film di Harry Potter su Italia 1, io sai? Io guardo il soffitto stasera. Mi sa che ci mettiamo a letto col televisore stasera, bello il calduccio. Siamo cotti, ragazzi, siamo cotti. Ma secondo me anche è il freddo che stanca. Sì. Allora, l'estate il caldo stanca. D'inverno il freddo stanca. È sempre stato l'ultimo male. È sempre stanco. Oh mamma, io comunque tra il freddo e il caldo io preferisco il freddo. Il caldo. Hai visto che la gente esce col freddo? Pure con 105, pure con 5 gradi esce la gente. Hai visto quanta gente c'era? D'estate con 40 però, gradi, se te la scordi sta gente. Addobbato come l'alluminio Michelin e pure i piedi gelati. More, d'estate sta gente, la gente non esce d'estate con 35, 37. Se sta a casa col climatizzatore, dove? Al fresco. A 35 gradi. Voglio vedere almeno 5 quanta gente esce. Ma esce, ti ho detto, si possono coprire, ma se fa caldo, una volta che stai in mutande, cosa ti togli? Cosa? Avanti. Ti butti in acqua. E infatti si è visto, come la penso io, la penso tutti praticamente, perché qui oggi con 5 gradi c'era il mondo. Quando ci sono 40 gradi il mondo nel semia, non c'è nessuno in giro quando sono 40 gradi, come mai? Oh, forza! Oh. Sei cotta anche te, amore? Oh.
quanto da 1 a 10? No, ma oggi ho avuto 15 caffè, ma questo non è ancora bello. Te l'ha offerto la vicina, è stata bravissima Sandra, ci ha offerto pure il caffè primo oggi. Tiepido, loro si fanno sulla stufetta, Marco, se la fanno, ma sulla stufetta quella la nostra, più no, o meno. Sì, però allora è differente, scalda sopra in modo diverso. Ah, scalda in modo diverso. Vabbè, ora che no, bolle, ora che viene su. Però ragazzi, abbiamo bevuto pure il caffè. Possiamo provare anche noi a portarne una piccola, vedere, metterla sopra. Ah, quella piccolina da 2? Sì, loro non è che c'hanno la bocca da 12 sopra la stufa. Però si riscaldano il cibo, si riscaldano il pane. Il pane anche noi oggi è bruciato. Un'antica. Poi quella di fianco invece ha comprato. Cos'è che ha comprato? La porcella. La porcella, ha comprato la porcella. Dici che cos'è? È un mix di miele, noci. Miele da caccia. E noci. Con la pasta di nocciole. Ecco, e basta. Tipo una crema spalmabile. Crema spalmabile, infatti loro ci hanno fatto riscaldare a noi il pane, che anche loro avevano il pane da riscaldare. L'abbiamo messa sulla stufetta e dopo a cucchiaiate di questa crema spalmabile nel pieno del pomeriggio. Che la vende la nostra vicina di fronte. Quella di fronte a noi. Per cui siamo diventati tutti con bricola, siamo diventati tutti bello, così è bello, dai. E allora è più leggera della Nutella, perché è più leggera. Sì, effettivamente è più forte, leggera, sì. Non è quel sapore forte. No, veramente. Oh, eccezionale. Buona, dai. Bella, buona. Va bene, amore, salutiamo. Salutiamo. Aspetta. Salutiamo, li vediamo prossima settimana se tutto va bene. Spolliciate se vi è piaciuto il video, condividete, scampanellate. Scusate per queste riprese, sì, no, però sto cercando ancora di capire come funziona la nuova fotocamera. Io vi saluto e alla prossima. Ciao. Ciao.